Pallavolo ora, celebrato il terzo posto della nazionale maschile di Berruto alla Grand Champions, riflettori puntati sul settore femminile. Nella fine settimana si è giocata la Supercoppa e la quarta di campionato. Maurizio Colantoni. È stato un weekend tutto rosa, il volley femminile in primo piano con il big match di Supercoppa italiana tra le sfidanti per il tricolore dello scorso campionato. Piacenza corazzata, rinforzata per vincere tutto, non ha dato respiro a Conegliano, trascinata dalla belga Lise Vanek, che ha conquistato il primo trofeo della nuova stagione, il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. E poi il campionato con la quarta giornata contrassegnata dal ritorno alla vittoria di Busto Arsizio Marcato Ortolani nella sfida contro Bergamo e quella di Ornavasso, quinto successo consecutivo contro Forlì, ma soprattutto dalla vittoria in trasferta nel Tempio del Volley, il Palapanini, della matricola Igor Gorgonzola Novara del neo coach, il professore Luciano Pedullà, che con un secco 3-0 ha trovato contro la favorita Modena i primi tre punti della stagione. In testa la Serie 1 c'è sempre Piacenza a dettare legge, che a metà settimana nell'anticipo aveva superato in trasferta il Frosinone di Simona Gioli. Dietro, a tre lunghezze, con Bergamo e Ornavasso, con qualche problema di infermeria per la capitana Raffa Calloni, Conegliano, che aveva trovato al Palaverde il successo nell'altro anticipo contro Urbino.